Buongiorno a tutti. Iniziamo la seduta. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia. È presente il dottor Tommasino, direttore del Servizio Strutture Economiche del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, quindi lo ringrazio per essere venuto e le do la parola. Prego. Buongiorno, grazie a tutti. Signor Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per l'invito rivolto da questa Commissione alla Banca d'Italia a contribuire all'indagine sugli strumenti di incentivazione fiscale in ambito edilizio. Prima di entrare, nel vivo dell'analisi, consentitemi di ricordare rapidamente tre punti generali sul tema delle agevolazioni fiscali, su cui peraltro si è soffermato il capo del nostro servizio assistenza e consulenza fiscale nel corso di una recente audizione al Senato. In primo luogo, il Paese è chiamato nei prossimi anni a un percorso di consolidamento dei conti che richiede che ogni misura sia valutata con la massima attenzione riguardo al suo impatto sull'economia e sui conti pubblici. In secondo luogo, interventi di carattere settoriale contribuiscono a rendere più complesso e meno trasparente il sistema tributario, che beneficerebbe al contrario di una paziente e sistematica opera di razionalizzazione. Non a caso il disegno di legge di delega fiscale approvato dal Governo prevede un riordino delle cosiddette tax expenditures. In terzo luogo, in generale, le agevolazioni hanno natura automatica e in molti casi sono assenti i controlli a monte. Questo rende sicuramente più agevole al singolo usufruirne, ma fa sì che il loro impatto aggregato sul gettito sia assai difficile da prevedere ex ante, perché dipende dalle scelte che i potenziali beneficiari faranno in merito al loro utilizzo. Non è facile per il decisore politico e, ancor di più, per il cittadino percepirne in modo corretto i costi e i benefici. Come vedremo, la stessa valutazione ex post è spesso molto complessa. Nel prosieguo, in linea con l'oggetto dell'indagine promossa da questa Commissione, mi focalizzerò sugli incentivi in materia edilizia. Nella prima sezione descriverò brevemente le caratteristiche di due agevolazioni particolarmente rilevanti, i cosiddetti bonus facciate e superbonus. Successivamente svolgerò alcune considerazioni di carattere analitico, propedeutiche a una prima valutazione di queste misure. Dal 1998 sono state introdotte numerose agevolazioni fiscali per le spese sostenute in attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio. Più di recente, l'attenzione del legislatore si è estesa anche a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici o a diminuirne il rischio sismico. Nel corso del tempo, tali misure hanno subito molteplici proroghe e modifiche, che hanno mutato la platea dei beneficiari, i parametri e le modalità di fruizione e, in ultima analisi, i loro effetti e sull'attività economica e sulle entrate tributarie. Il bonus facciate in particolare è stato introdotto con la legge di bilancio per il 2020. Inizialmente prevedeva una detrazione dall'IRPEF pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o restauro della facciata esterna di larga parte degli edifici urbani. L'incentivo è stato poi prorogato a tutto il 2021 e, seppure con un'aliquota ridotta, anche al 2022. Il superbonus è stato invece introdotto nel secondo semestre del 2020, dal cosiddetto decreto rilancio. Stabiliva un aumento temporaneo al 110% delle detrazioni dall'IRPEF previste per alcune tipologie di lavori, volti questa volta ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e a ridurre il rischio sismico. Inizialmente era previsto che il superbonus fosse utilizzabile per gli interventi realizzati tra il momento della sua introduzione e la fine del 2021. L'incentivo è stato tuttavia prorogato, con varie modifiche, a dicembre 2022, con alcune eccezioni, con la stessa aliquota di detrazione, e a dicembre 2025, con aliquote via via decrescenti nel tempo, fino ad arrivare al 65%. Il bonus facciate e il superbonus erano inizialmente soggetti a vincoli molto diversi. In particolare, per il secondo erano previsti i limiti di spesa massima, in funzione del tipo di intervento, e l'asseverazione della congruità dei prezzi. Nel corso del tempo, vari interventi normativi hanno rafforzato i controlli preventivi per entrambi gli strumenti, in particolare per il bonus facciate, al fine di contrastare il rischio di frodi. Il decreto rilancio aveva inoltre innovato radicalmente la modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, come sapete.
Insieme all'utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, si dava al contribuente la possibilità di optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari al massimo al corrispettivo dovuto, oppure per la cessione a terzi del credito d'imposta. Anche il regime di cedibilità dei crediti è stato oggetto di numerosi interventi legislativi nel tempo, che hanno modificato il numero massimo di cessioni possibili e la tipologia di cessionari. Da ultimo, il decreto legge numero 11 del 2023, che è all'esame delle Camere per la conversione, ha stabilito che dal 17 febbraio scorso per i nuovi interventi non sono più possibili né lo sconto sul corrispettivo dovuto in fattura né la cessione del credito d'imposta. Per questi quindi si ritorna all'originaria previsione secondo cui la detrazione può essere fruita unicamente in dichiarazione dei redditi, a scomputo dell'imposta dal soggetto che ha commissionato effettivamente i lavori. La sessione successiva del mio testo propone alcuni approfondimenti che, pur non potendo essere letti in modo integrato tra loro, differiscono infatti per le metodologie adottate e per le grandezze analizzate, sembrano nel complesso corroborare alcuni fatti stilizzati. Il contributo del settore delle costruzioni alla crescita degli ultimi anni è stato senza dubbio rilevante e su tale settore ha inciso in modo significativo il potenziamento degli incentivi. Il loro costo in termini di finanza pubblica è stato tuttavia ingente, sebbene l'impatto abbia riguardato solo una piccola parte del patrimonio immobiliare nazionale. Resta fermo che i dati e le analisi al momento disponibili non consentono ancora una valutazione precisa e definitiva del rapporto tra i costi e i benefici delle due misure. A fine 2022 il valore aggiunto delle costruzioni, che rappresenta il 5% del valore aggiunto totale, era cresciuto in termini reali di quasi 30 punti rispetto al livello medio nel biennio pre-crisi 2018-19, contro i 2 punti dei servizi e una lieve riduzione dell'industria in senso stretto. A fine 2002, sempre rispetto alla media 2018-19, gli investimenti in costruzioni residenziali sono risultati più elevati di quasi il 40%. Quelli in altre costruzioni sono stati più alti di poco più del 30%, quelli totali di oltre il 20% e quelli in impianti e macchinari e in prodotti della proprietà intellettuale rispettivamente di poco più e di circa il 10%. Questi andamenti si sono riflessi sugli indici di fiducia delle imprese di costruzione, che risultano ora superiori sia alla fase ciclica precedente la crisi, sia, tenendo conto della media dei livelli di lungo periodo per consentire la comparazione, a quelli degli altri comparti. L'efficacia degli incentivi nello stimolare gli investimenti in edilizia residenziale può essere stimata con tecniche econometriche di valutazione controfattuale delle politiche, ricordando che i dati in questo momento, come di consueto, sono suscettibili di revisioni e che questo esercizio non consente di cogliere né gli effetti di medio-lungo periodo né le implicazioni di equilibrio economico generale sugli altri settori. In ogni caso, secondo le nostre analisi preliminari, nel biennio 2021-22 la spesa aggiuntiva dovuta al potenziamento dei bonus è stata pari a poco meno della metà del valore degli investimenti che hanno goduto delle agevolazioni. Accanto alla spesa addizionale vi è infatti una quota di spesa che le famiglie avrebbero effettuato anche in assenza di agevolazioni, relativa sia a progetti già programmati sia a progetti che ne hanno sostituito altri di importo simile. Nel sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi, condotto all'inizio dello scorso autunno, circa il 70% delle imprese operanti nell'edilizia residenziale, con almeno 10 addetti, avevano dichiarato di aver svolto lavori che hanno usufruito del superbonus nei primi 9 mesi del 2022. Nell'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita condotta trimestralmente dalla Banca d'Italia, la quota di imprese attive nell'edilizia con almeno 50 addetti, cui lavori hanno beneficiato almeno in parte del superbonus, si è collocata intorno al 55%. Alla fine dello scorso anno e al 50% nel primo trimestre del 2023. Percentuali analoghe si riscontrano nelle attese formulate per il complesso dell'anno in corso, con una diminuzione nell'indagine più recente rispetto a 3 mesi prima della percentuale di aziende che segnalano quote superiori a un terzo dei lavori che beneficiano dell'incentivo. Tale evidenza è coerente con un impatto del bonus sulla produzione del settore che sembra in attenuazione progressiva e moderata nel corso di quest'anno. Passiamo adesso da un'ottica più settoriale a una più macroeconomica. L'impatto macroeconomico dei bonus edilizi non è limitato infatti alla realizzazione di investimenti in costruzioni aggiuntivi. All'effetto meccanico dell'aumento degli investimenti si sommano anche quelli moltiplicativi determinati dall'attivazione della domanda aggregata e dell'occupazione. Secondo le nostre valutazioni, basate sulle elasticità incorporate nel modello econometrico della Banca d'Italia, il moltiplicatore associato a una maggiore spesa in costruzioni potrebbe essere superiore all'unità.
non dissimile da quello negli investimenti pubblici. C'è poi da dire che il moltiplicatore associato alle risorse pubbliche impiegate per agevolare investimenti sostitutivi, ovvero per finanziare investimenti che sarebbero stati effettuati anche in assenza dell'incentivo, per quanto inferiore è anch'esso positivo. Infatti queste risorse producono effetti economici liberando fondi privati che si rendono così disponibili per usi alternativi. Si configurano quindi come una sorta di trasferimento alle famiglie da parte del settore pubblico, a cui si associa un moltiplicatore nettamente inferiore a quello degli investimenti. In media, nel nostro modello econometrico, il moltiplicatore dei trasferimenti è crescente nel tempo fino a raggiungere 0,5 a 3 anni dall'impulso. L'insieme di queste considerazioni farebbe ritenere plausibile che il moltiplicatore non sia lontano dall'unità. Ma la valutazione puntuale degli effetti connessi con le misure è complicata da una serie di elementi che vanno prevalentemente nella direzione di un ridimensionamento di questa stima. I caveat sono tre. In primo luogo, lo stimolo impresso dalle agevolazioni fiscali all'attività di investimento può, specie quando si ritorna in una fase ciclica espansiva, incontrare vincoli nella disponibilità di materie prime e manodopera, che possono limitarne gli effetti, traducendosi in parte in pressioni a rialzo dei prezzi. In secondo luogo, bonus facciate e superbonus potrebbero aver determinato una ridefinizione del piano di investimento delle famiglie, con un'anticipazione al biennio 2021-22 di spese comunque programmate per gli anni successivi. Questa anticipazione dei piani di spesa potrebbe aver generato impatti macroeconomici particolarmente concentrati nel periodo di vigenza dei benefici, cui potrebbero seguire effetti negativi non trascurabili di caduta tecnica, anch'essi difficili da quantificare. Potrebbe conseguire un andamento temporale non lineare anche del relativo moltiplicatore. Infine, come ricordato, nel corso del tempo sono intervenute numerose modifiche normative che hanno alterato ripetutamente la durata, il perimetro di fruizione e le caratteristiche di cedibilità della detrazione. Questi cambiamenti e l'incertezza che ad essi si accompagna incidono sulle connesse decisioni di investimento, basate su logiche e considerazioni di carattere pluriennale e quindi sul profilo corrente atteso degli effetti. Ovviamente il superbonus ha anche contribuito alla transizione ambientale. In Italia i consumi di energia nel settore residenziale e dei servizi è riconducibile circa il 23% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra. Una drastica diminuzione dei consumi energetici degli edifici residenziali è dunque molto utile al fine sia di raggiungere l'obiettivo comunitario di emissioni nette nulle entro il 2050, sia di rendere le famiglie meno esposte ai rincari energetici. Le ristrutturazioni volte ad aumentare l'efficienza termica degli edifici, come quelle finanziabili come il superbonus, costituiscono una via per ridurre i consumi energetici. Tuttavia, l'effettiva riduzione di quest'ultimi e delle emissioni dipende anche da quanto gli occupanti modificano le proprie scelte di consumo una volta che l'immobile è reso più efficiente. Ad esempio, se un nuovo sistema di riscaldamento consentisse di ottenere una data temperatura a un costo minore, gli abitanti potrebbero decidere di utilizzare tali risparmi per ottenere una temperatura maggiore. Studi empirici hanno dimostrato che questi aspetti comportamentali sono quantitativamente rilevanti. Bisogna pertanto tenerne conto nelle stime di effettiva riduzione dei consumi e abbattimento delle emissioni previste per gli incentivi di ristrutturazione edilizia. L'analisi costi-benefici di una politica climatica può essere condotta mettendo a confronto il suo costo con il valore monetario attualizzato della riduzione attesa delle emissioni di gas serra, calcolato in termini di minori danni futuri legati al cambiamento climatico in tutto il pianeta, ad esempio danni causati da calamità naturali, minore produttività agricola, eccetera. Tale valore è noto in letteratura come social cost of carbon. Le stime del social cost of carbon, reperibili in letteratura, variano tra una decina e svariate centinaia di euro per tonnellata di CO2. L'ampio spettro dei valori riflette in larga misura le diverse ipotesi sul tasso di sconto utilizzato per attualizzare i danni futuri e il peso relativo da assegnare a quelli che si verificheranno nei paesi a basso reddito, i più esposti agli effetti del cambiamento climatico in virtù della loro posizione geografica. Adottando un tasso di sconto di poco inferiore al 2%, in linea con alcuni contributi recenti nella letteratura sul tema, e assegnando un peso relativamente maggiore ai danni che si verificheranno nei paesi a basso debito, i benefici ambientali del superbonus ripagherebbero i costi finanziari in circa 40 anni. Adottando tassi di sconto più alti, però, o ponderando i danni in modo uniforme tra i paesi, il valore monetario dei benefici ambientali risulterebbe inferiore ai costi. La stima dell'impatto complessivo sui conti pubblici del bonus facciate e del superbonus
è variata nel tempo, sia a causa delle modifiche normative, sia per effetto di una richiesta di incentivi più marcata di quanto previsto inizialmente. Nelle statistiche ufficiali, il profilo temporale degli effetti di bilancio ha risentito di alcuni cambiamenti di natura contabile. Come noto, una recente modifica del manuale per le statistiche di finanza pubblica in Europa ha reso necessario riclassificare questi due bonus come crediti d'imposta rimborsabile, in virtù del loro regime di ampia cedibilità. Questo nuovo trattamento contabile non ha alcun impatto sul costo complessivo delle misure, né sul loro effetto sul debito. Ha invece implicazioni rilevanti per la distribuzione temporale della contabilizzazione dei costi nei conti economici annuali delle amministrazioni pubbliche, in particolare nell'indebitamento netto. Si passa infatti dalla contabilizzazione per cassa, cioè al momento dell'utilizzo dei crediti in compensazione dei futuri debiti d'imposta, adottata finora nei dati di consuntivo e nelle previsioni governative, a una contabilizzazione per competenza, ossia in un momento prossimo a quello dei lavori edilizi che hanno dato origine ai benefici fiscali. Grazie. Per questo motivo, i conti economici pubblicati lo scorso 1 marzo dall'Istat sono stati rivisti rispetto al passato. Con disavanzi più alti di 0,2 e 1,8 punti percentuali del prodotto, rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Sulla base delle informazioni rilasciate dall'Istat in occasione dell'audizione sui crediti di imposta di metà marzo, si può peraltro valutare che nei dati di consuntivo per il triennio 2020-22 siano ora inclusi oneri lordi riconducibili al superbonus e al bonus facciate per quasi 90 miliardi. A questi si aggiungeranno in futuro quelli relativi ai superbonus nel 2023-25, il cui importo è tuttavia di difficile valutazione allo stato attuale, dato anche il fatto che sono possibili modifiche normative. La nuova modalità di contabilizzazione, oltre al peggioramento dell'indebitamento netto nel 2022, comporta una meccanica riduzione del disavanzo nei prossimi anni. Tuttavia va sottolineato che tale riduzione non ha alcun effetto sulla dinamica attesa del debito né libererebbe risorse finanziarie per i conti pubblici. Concludendo, i provvedimenti di incentivazione all'edilizia residenziale adottati nel 2020 rispondevano anche all'esigenza di sostenere il settore delle costruzioni dopo una lunga fase di debolezza, accentuatasi con la crisi pandemica. L'aumento dell'entità delle detrazioni e le modifiche della modalità di fruizione, con la possibilità di cederle a terzi, hanno accresciuto la domanda di lavori nel breve periodo. Gli interventi di riqualificazione edilizia agevolati con il superbonus contribuiscono anche in parte, come abbiamo visto, al processo di transizione ecologica. Tuttavia, come da noi sottolineato più volte in passato, tali agevolazioni hanno un costo rilevante per i conti pubblici, che va valutato considerando il minor impatto di questa tipologia di investimenti sulla produttività e sulla crescita del lungo periodo, rispetto a possibili impieghi alternativi. Inoltre, detrazioni con aliquote pari o superiori al 100% possono accrescere i costi, visto che il contribuente, non partecipando in alcun modo alla spesa o partecipandovi in modo limitato, non ha alcun interesse a contenerli. Il costo degli interventi si è rivelato molto superiore alle stime iniziali. Questo conferma gli inconvenienti in termini di trasparenza delle somme effettivamente stanziate e di controllo dei costi connessi con l'utilizzo dei crediti d'imposta come strumento di politica di bilancio. Il moltiplicatore fiscale dell'intervento, per quanto relativamente elevato, verosimilmente non è stato tale da rendere lo strumento impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche. Andrebbero anche valutate compiutamente gli aspetti redistributivi di queste misure, rivolte ai proprietari di immobili, esercizio al momento complesso con i dati a disposizione. Una recente analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche mostra che almeno fino al 2020, quindi prima del superbonus, ossia prima che le detrazioni fossero cedibili, questo tipo di agevolazioni ha favorito soprattutto i contribuenti con alto reddito. Proprio però per la cedibilità gli effetti del superbonus potrebbero essere stati meno regressivi, anche se non esistono ancora sistematiche evidenze a riguardo. Superata questa fase di discussione e ripensamento del superbonus e delle altre agevolazioni per l'edilizia, andrà fatto uno sforzo per disegnare incentivi in materia di efficienza energetica che siano stabili nel lungo periodo, dovendo produrre effetti coerenti con gli impegni presi dall'Italia in ambito europeo, e sostenibili per le finanze pubbliche, che siano efficienti ed efficaci, cioè in grado da un lato di massimizzare la quota di investimenti aggiuntivi e dall'altro di avere un impatto significativo su una quota ampia del patrimonio immobiliare, che siano anche equi, cioè tali da concentrare le risorse sulle famiglie più bisognose, a beneficio anche della loro efficienza.
Più in generale andranno messi a fuoco gli obiettivi delle politiche pubbliche in ambito abitativo. Questi ultimi non si limitano ai pur importanti aspetti della sostenibilità ambientale e del sostegno congiunturale al settore edilizio, ma includono anche l'efficienza dei mercati coinvolti, la disponibilità di abitazioni di qualità a prezzo accessibile, in primo luogo per le famiglie con redditi più bassi, il rispetto dell'estetica e della qualità delle architetture e dell'urbanistica. Una volta stabilita l'importanza relativa da dare a questi obiettivi, si potrà discutere con quali strumenti sia più agevole e meno costoso raggiungerli, considerando a fianco ai trasferimenti e alle agevolazioni fiscali, per quanto possibile, come già detto, indirizzati soprattutto alle famiglie più vulnerabili, anche l'intervento diretto. Nel nostro Paese l'investimento pubblico nel settore dell'edilizia sociale è in rapporto al PIL inferiore a quello medio nella UE. Grazie, dottor Tommasino. Qualcuno? Prego. Sì, grazie. Scusate se faccio irruzione in una commissione che non è mia, però ovviamente l'audizione era importante. No, io volevo chiedere cosa pensava Banca d'Italia del fatto che, questo è stato detto anche dal governo ieri in un'interrogazione in commissione finanze, ma era evidente anche da una lettera inviata da Eurostat, credo a fine febbraio, a Istat, sul fatto che possa essere rivista la contabilizzazione di questi crediti nel bilancio dello Stato e quindi anche la determinazione di quello che è il deficit, l'indebitamento. Questo perché la caratteristica principale, anche secondo l'ultimo manuale di Eurostat, che dovevano avere questi crediti per essere considerati pagabili era l'alta probabilità che fossero fruiti. Eurostat ha constatato quello che in realtà tutti già sapevamo da tempo, che una parte abbastanza importante di questi crediti in realtà erano incagliati, quindi la probabilità alta è che non venissero, tuttora è così, che non venissero fruiti. Eurostat ha chiesto a Istat nuovi elementi entro il mese di giugno, altrimenti si dovrebbe rivedere nuovamente questa contabilizzazione. Fa riferimento Eurostat alle annualità dal 2023 in poi, ma a mio giudizio, poiché i crediti incagliati che rischiano di non essere riscossi riguardano anche le annualità precedenti, chiedo a Banca d'Italia se secondo voi invece a questo punto, qualora permanga la situazione di incaglio, debbano essere riviste le contabilizzazioni anche relative alle annualità precedenti, quindi in particolare 2020, 2021 e 2022. Grazie. Grazie onorevole Fenu. Onorevole Lai. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche il rappresentante della Banca d'Italia che ha fornito, diciamo, una serie di informazioni molto utili. Volevo concentrare però alcune esigenze di chiarimento, in particolare sulle conclusioni. Nel senso che la prima conclusione a cui arriva Banca d'Italia è che sostanzialmente tali agevolazioni hanno un costo rilevante per i conti pubblici che va valutato considerando il minore impatto di questa tipologia di investimenti sulla produttività e sulla crescita economica nel lungo periodo rispetto a possibili impieghi alternativi. Allora, la domanda è abbastanza banale. Quali sono i possibili impieghi alternativi che abbiano un moltiplicatore di 1 che in qualche modo, al di là delle, come dire, di alcuni condizionamenti che sono citati nella relazione, l'aumento delle materie prime possibili, la possibilità in qualche modo che abbiano, che sottraggano, diciamo, investimenti delle famiglie negli anni successivi, i dubbi sulla prospettiva, ovvero il fatto che non siano stabili, ecco, con quei vincoli, quali sono i possibili impieghi alternativi che abbiano sia la caratteristica di moltiplicatore 1 sia anche la caratteristica di avere un beneficio ambientale, seppure nella peggiore delle ipotesi, stimabile in 40 anni. La seconda domanda riguarda sempre le conclusioni. Si dice che il costo degli interventi si è rivelato molto superiore alle stime iniziali. Questo conferma gli inconvenienti in termini di trasparenza delle somme effettivamente stanziate e di controllo dei conti connessi con l'utilizzo dei crediti d'imposta come strumento di politica di bilancio. E poi si connette a questo, andrebbero valutati compiutamente gli aspetti redistributivi di queste misure, che però, si dice dopo, grazie alla cedibilità sono diventati e potrebbero essere diventati meno regressivi, peraltro che quello che ha detto l'UPB
Allora, anche qui la domanda, cioè è un gatto che si morde la coda. Se tu vuoi fare degli interventi di carattere non regressivo, devi consentire strumenti di cedibilità o di sconto in fattura. Altrimenti è chiaro che il sistema unicamente della detrazione sul reddito pone in qualche modo nelle condizioni soltanto chi ha un reddito alto di poter fare questo tipo di investimenti. Ci sono delle alternative a questo, oppure il Consiglio di Banca d'Italia è quello che si differenzi l'intervento, potendo da una parte dare la cedibilità del credito a chi non ha capienza, per esempio, e dall'altra invece usare la politica di detrazione fiscale tradizionale, perché è chiaro che anche per la prospettiva che dà l'Unione Europea l'intervento su questo ambito, che è quello edilizio, va in qualche modo costruito. E il decisore politico ha in qualche modo da fare una scelta davanti. Ci sono investimenti davvero più efficienti e che abbiano le stesse caratteristiche, oppure questi sono indispensabili perché tanto bisogna farli e comunque non sarebbero diciamo meno efficienti di altri, bisogna trovare soltanto il modo di evitare che ci sia la possibilità di eccedere rispetto alla programmazione, perché questi interventi sono anche lì cioè chiaramente vincolati dalla possibilità di programmare soltanto se uno ha la quantificazione, ma si tratta di una quantificazione talmente elevata che la possibilità di programmare ovviamente è limitata anche dalla disponibilità dei conti dello Stato. Grazie. Grazie onorevole Ai. Onorevole Marattin, prego. Sì, grazie Presidente. Buon pomeriggio dottor Tomasino. La mia domanda è semplice, forse della mia valutazione ancor più peso, visto che ogni volta che pensavo al moltiplicatore standard di questa misura dicevo vabbè, anche se è basso almeno avremo degli effetti ambientali. Per la prima volta, se non vado errato, oggi invece voi ci portate anche un'analisi costi-benefici relativa alle emissioni ambientali ed è terrificante, perché dice che con un tasso di sconto del 2% i costi sostenuti si ripagano in 40 anni del valore attualizzato delle minori emissioni di CO2. Se il tasso di sconto fosse più alto, come diciamo possibile, addirittura invece avremmo un'analisi costi-benefici ancora peggiore. Però questa è solo una premessa per dire che è ancora più importante capire bene il moltiplicatore. Ecco, ho notato che voi di Banca Italia siete stati molto cauti su una stima del moltiplicatore sul PIL. Nell'audizione del 21 febbraio voi avevate detto, citando anche un mimeo interno vostro, che la metà degli investimenti effettuati non sarebbero stati effettuati, cioè, o meglio, la metà degli investimenti che il superbonus ha permesso hanno carattere aggiuntivo. L'UPB in un'audizione nello stesso ciclo il 2 marzo si è spinto un po' più avanti col modello Memo IT l'Italia, dando un moltiplicatore nei fatti di 0,2-0,3, in quanto giudicano alla fine un impatto pari a un punto di PIL, 19 miliardi, poi a seconda se consideriamo i lavori già conclusi o le spese impegnate abbiamo 0,2 o 0,3 perché sono 65 o quello che è, insomma. Quindi mi chiedevo se avete, pur apprezzando, ripeto, quello che avete scritto nella relazione, se avete nelle vostre valutazioni interne una stima un po' più precisa di questo moltiplicatore. UPB appunto lo fissa 0,2/0,3. Voi siete stati molto precisi sull'analisi costi-benefici ambientali e ripeto, ho usato l'aggettivo terrificante, lo ripeto, però mi chiedo se ci potesse essere un po' più di precisione, seppur riconoscendo che tutti i fattori di incertezza che lei ha elencato sono assolutamente validi, se avete diciamo una stima o un intervallo di stima del moltiplicatore sul PIL che può condividere con noi. Grazie. Grazie onorevole Marattino. Onorevole Guerra, prego. Grazie per questa audizione che aggiunge elementi conoscitivi importanti alla nostra indagine. Volevo chiedere alcune cose che sono un po' laterali, quindi poi lei mi dirà se
sono dentro le competenze oppure no. Per quanto riguarda gli effetti sui conti pubblici, chiaro gli effetti, al di là della domanda che faceva l'onorevole Fenu, chiare gli effetti di ricomposizione temporale, ma insomma con i flussi di cassa che restano inalterati. Proprio su questo secondo aspetto, cioè noi abbiamo incontrato una forte resistenza da parte del governo ad accettare strumenti, mi riferisco ai crediti incagliati, quindi non al futuro ma al passato, abbiamo incontrato una forte resistenza motivata da ragioni di onerosità a introdurre compensazioni, per esempio con l'F24. Allora, come posso interpretare questa resistenza, no? Che comporta costi? Vuol dire che crea una sproporzione rilevante tra le aspettative di non realizzazione del credito che erano incorporate nelle stime pubbliche, perché non riesco a trovare, non so se mi sono spiegata, non riesco a trovare un'altra spiegazione. Avevamo fatto i crediti, bene o male che fosse tutto il casino che è successo, erano cedibili, quindi alta probabilità di realizzazione, e quindi anche nelle stime dei conti pubblici questa alta probabilità di realizzazione doveva essere incorporata, no? Dopodiché c'è stato un incaglio, ma l'incaglio non era previsto, l'incaglio, se io scaglio, tolgo l'incaglio, no? Perché metto delle forme di compensazione più agevoli nei termini e quindi negli anni in cui era già previsto, perché devo avere un effetto di contabilità e tanto che ci viene segnalato che non è assolutamente coperto, che sarebbe un disastro per la finanza pubblica. Questo sul passato, non so se mi sono spiegata, è una cosa che mi tormenta. L'unica risposta che io mi do è che c'era in realtà incorporata una previsione di non realizzazione di questi, non possibilità di incaglio, insomma, c'era in qualche modo già prevista un incaglio che poi si è verificato. La seconda domanda che volevo fare è, nelle audizioni che abbiamo fatto fino adesso e anche nella sua, c'è poca informazione, ma probabilmente perché è difficile averla, sulla questione dell'effetto sui prezzi. E qui circolano le versioni più diverse, cioè c'è stata una pressione sui prezzi solo con riferimento ad alcuni campi, che so, i condizionatori, sicuramente le caldaie, quelle sappiamo che lì c'è stato davvero un effetto di inflazione rilevante. Questa inflazione rispetto a quello che è successo negli altri paesi fa pensare a una pressione maggiore o anche a comportamenti non idonei, insomma, possiamo dire speculativi in senso lato. Se avete qualche informazione in più, sempre se c'è ovviamente, io sarei molto contenta di averlo. La terza e ultima cosa, lei nel valutare gli effetti sugli energetici, il contributo alla transizione ambientale, quindi a pagina 9, lei fa riferimento a questi studi che empirici che hanno dimostrato che aspetti comportamentali di adattamento, per cui sì, spendo meno e quindi mi riscaldo di più, ecco, questo potrebbe alterare l'effetto voluto sulla transizione ambientale. Le chiedo se questi studi hanno tenuto conto della tipologia di immobili a cui l'incentivo è diretto, perché se, come penso sia implicito nelle vostre conclusioni, che io largamente condivido, cioè passare a misure più con un target più preciso, ecco, se queste misure fossero più finalizzate nel campo dell'edilizia residenziale, a parte quella sociale o quella pubblica, penso ospedali, scuole, che potrebbero essere prioritarie per altre ragioni, ma stando nell'edilizia residenziale, se io facessi un intervento che ha come priorità le case più disagiate dal punto di vista energetico, probabilmente avrei, vabbè, banalmente più guadagno dal punto di vista energetico, ma anche sulla base di questo elemento, perché lì non si tratta di scaldare più la casa, ma proprio di scaldarla, e quindi, perché abbiamo veramente un patrimonio edilizio in cui i temi di fessurazioni, umidità, adesso uso termini poco tecnici, ma incidono moltissimo sul nostro patrimonio abitativo, quindi probabilmente anche questi effetti comportamentali forse non sarebbero così rilevanti se la misura fosse più finalizzate. Volevo sapere se questi studi differenziavano in ragione del tipo di edificio a cui l'investimento è diretto. Grazie. Grazie onorevole Guerra. Prego onorevole Dell'Oli. Sì, grazie Presidente. Dunque, in primis un ritorno sulla questione della cessione. Volevo chiedere a Banca d'Italia se per voi ritenevate se lo strumento della cessione è uno degli strumenti che voi ritenevate efficaci come utilizzo.
Due, poi volevo rivedere un attimo quello che era stato detto. Per quanto riguarda quando ha detto che l'insieme delle varie considerazioni il moltiplicatore sia inferiore all'unità, a parte il fatto che, chiedo scusa, ma non ho capito quanto è 6,09, 0,6, 0,1, cioè non mi pare di averlo recepito. Ma detto questo, la prima cosa che dice chiaramente è che il fatto che potrebbero esserci vincoli alla disponibilità di materie prime e manodopera, chiaro, quello l'abbiamo subito, come sappiamo, e non è colpa del super bonus, ma è in tutta Europa che l'aumento delle materie prime è stato di circa il 20%, l'Italia forse è più virtuosa, che un aumento medio del 9%, quindi capisco che, quindi volevo capire se era possibile, tra virgolette, depurare il fatto il moltiplicatore per questo effettivo problema che c'è stato. Quello che sulla questione del contributo della transizione, quindi del social cost of carbon, o perlomeno quando lei dice che studi empirici l'hanno dimostrato, cioè io posso in teoria ristrutturare, ma poi dopo, poiché sto risparmiando, me ne frego e quindi aumento di più la temperatura e non ottengo questo il beneficio. Ora, di fatto sì, potrebbe succedere, o potrebbe succedere anche che, siccome poi dopo comunque pago io l'energia, e visto che il superbonus ha avuto un impatto positivo nei confronti di fasce di reddito che non hanno capacità di spesa, e questo l'ha dimostrato ampiamente l'Ufficio parlamentare di bilancio con un bel grafico in cui ha fatto vedere che il superbonus andava su tutte le fasce e non solamente su quelle a reddito alto. Quindi in realtà ci sarebbe anche da presumere che chi paga per l'energia, per l'energia paga già una parte dei propri income, alla fine se risparmia è meglio, anche perché può avere più soldi da destinare all'alimentazione, al vestiario, eccetera, la fase bassa della piramide di Maslow in pratica. Mi lascio un po' stupito, onestamente, quando voi citate nella parte in italico che oggi non è disponibile una valutazione ufficiale dell'impatto sull'emissione di superbonus sulla sua interezza, però nella realtà qua si parlava di 100.000 edifici per il 2026 dal PNRR, nei dati che fornisce Enea parla di poi edifici, ora su edifici possiamo aprire tutto il capitolo di cosa significa edificio, perché se un condominio potrebbe essere da 8 a più soggetti, se edificio è un edificio unico è uno, però di base sappiamo già che ci sono 55.000 edifici e circa in totale sono 700.000 abitazioni, quindi non è che non ci siano dei dati, e l'impatto sulle migliaia di tonnellate di CO2, e ci sono un po' di studi in giro che ne vanno a dire. Ricollegandomi a quello che mi ha chiesto il mio collega sulla questione della classificazione dei conti Istat, c'è da dire un'altra cosa. Il ministro Giorgetti, in risposta alla domanda che ha fatto proprio il mio collega qui presente, relativamente alla questa famosa lettera di Istat a cui Eurostat ha risposto, quindi la lettera di Eurostat è pubblica, quella di Istat no. A parte il fatto che a me sembra peculiare che Istat, che comunque è sottoposta alla vigilanza, sottoposta alla presidenza del Consiglio dei Ministri, tutto sommato perché fa parte, è un ente pubblico di ricerca, e mi sembra strano che, visto che Istat va a definire come va contabilizzato il credito d'imposta, e questo ha un impatto notevole non sul debito ma quanto sul tesoretto fiscale, sul risparmio di cui avrà disponibilità questo governo, mi sembra un po' strano che il ministro Giorgetti non sia andato a chiedere lettera Istat e non abbia risposto in tal senso, trincerandosi dietro il non era indirizzata a noi. Però dice una cosa in quella risposta, dice che comunque aspettiamo di vedere che cosa ci dice Istat, nel caso avremo una riformulazione del sistema di classificazione dei crediti per quanto riguarda il 2023, perché intanto il 2021 e il 2022 sono stati già fatti. Ma il direttore generale delle finanze Spalletta, in audizione credo in sesta commissione, ha detto che, se non ricordo male, se solo di quei famosi 58 miliardi circa fra superbonus e altri bonus edilizi all'epoca, al 31-12, solo 6 miliardi e mezzo, la cifra è quella, 500 milioni più, 500 milioni meno, solo 6 miliardi e mezzo sono stati utilizzati in compensazione. Quindi di fatto di questi 58 miliardi che afferiscono 2020, 2021 e 2022, stiamo dicendo che il 90% di quei soldi stanno ancora lì, che non è il caso che li possano considerare pagabili anche loro, visto che ci sono crediti d'imposta bloccati, cioè quei famosi 20 miliardi di crediti che sono bloccati, incagliati, anche questi potrebbero andare a finire nel calderone di quei crediti d'imposta che per Eurostat dovrebbero
indicare probabilmente di rivedere la pagabilità o meno e quindi il calcolo negli anni successivi. Quindi volevo chiederle cosa ne pensa di questa dichiarazione che 2021-2022 abbiamo chiuso e in realtà è 2023, perché non mi sembra tale da quello che dice il direttore Spalletta. E infine, alla fine le dice una cosa, che considerare a fianco ai trasferimenti e alle agevolazioni fiscali anche l'intervento diretto, quindi andare direttamente con bonus e non andare con i sistemi di trazione, è vero, ma e qua io le faccio una domanda, è vero che con la considerazione di pagabile e non più non pagabile fra bonus e diciamo sistema di credito d'imposta non cambia nulla, perché posso visto che le vado a contabilizzare nello stesso anno, però, e qui c'è un però, il sistema così come era stato concepito del super bonus prevedeva una, diciamo, una valutazione di quello che è il credito d'imposta a valle di un percorso, un guado mostruoso che passava attraverso le, chiamiamole, le forche caudine delle varie piattaforme delle banche. Se là non dichiaravo il colore dei calzini del progettista non ottenevo il credito d'imposta, non passavo. Quindi di fatto alla fine si ottiene un credito d'imposta che insomma lo si può cedere alle banche ed è quasi certificato, è quasi certo. Non è così con il meccanismo del bonus, perché io do a priori il bonus, poi a meno che lo metto su un sistema ancora più complicato di controllo di come sono andato a dare quei bonus, non so come effettivamente vengono a impattare sul territorio, quindi nelle spese effettive rispetto al meccanismo esistente. E quindi le volevo chiedere se alla luce del fatto che il sistema così quello di imposto, fermo restando che se restano pagabili non cambia, ma anche se non restano pagabili non cambia, però se poi alla fine ho un sistema che è collaudato, che funziona, perché ricordo che le famose truffe su super bonus, non sugli altri, sono pari a circa 160 milioni, cioè lo 0,4-0,5% del totale credito d'imposta, beh, ci metto 25 firme, non una su un meccanismo che mi dà truffe per lo 0,5% dell'erogato. Non sono convinto che a parità di sistema il sistema del bonus possa essere altrettanto efficiente e quindi di questo chiedevo a lei qualche indicazione. Grazie. Sì, non ci sono altri interventi. Prego, dottor Tomasino. Sì, partirei. Dunque, in realtà due di voi hanno sollevato il problema della contabilizzazione e di possibili revisioni a questa contabilizzazione. Ovviamente, come dire, il principale destinatario di questa domanda dovrebbero essere le autorità statistiche. Personalmente sarei enormemente sorpreso se Istat e Eurostat tornassero sui loro passi rispetto alla contabilizzazione per competenza di quello che è stato contabilizzato nel 2021-22. Sarei estremamente sorpreso. Rimane aperta la questione di come verranno contabilizzati i nuovi crediti d'imposta. Sappiamo che la loro cedibilità adesso è esclusa, quindi si può pensare che siano contabilizzati per cassa. Resta fermo che immagino che anche le autorità statistiche guardino con attenzione alle eventuali modifiche normative che voi potreste apportare alla cedibilità, e quindi quello è un elemento di cui tener conto. Questo per quanto riguarda la questione statistico-contabile. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Lai, che in realtà è molto difficile, non è molto facile, cioè i possibili impieghi alternativi di quelle risorse. Allora, due cose. Se la domanda è per il futuro, cioè come potremo impiegare in modo alternativo in futuro queste risorse di quell'entità, direi che la domanda è mal posta, perché parte dal presupposto che noi in futuro potremo fare politiche espansive. Cosa che è tutt'altro che ovvia. Cosa si serve? Per il passato, nell'audizione, noi diciamo che in effetti, dato il contesto, che era anche per certi versi drammatico, dato il limitato ventaglio di scelte che il legislatore aveva in quel momento, per certi versi poteva avere il suo senso come intervento. Un intervento di quel tipo. Quindi per il pregresso a questo si dà riconoscimento di questo nell'audizione.
come si sarebbe potuto fare per migliorare il disegno? Beh, una cosa lo suggeriva lei e mi sembra una cosa sensata, che per esempio i parametri di cedibilità avrebbero potuto essere legati in qualche modo alla situazione reddituale e patrimoniale del soggetto e in qualche modo resi progressivi. Sì, si sarebbe potuto fare così, mi sembra che avrebbe migliorato il disegno della misura e, se vogliamo, anche l'impatto macro della misura. Passando ai due punti sollevati dall'onorevole Marattin, è vero che sicuramente esistono dal punto di vista puramente climatico interventi molto più, in cui il rapporto costi-benefici è molto migliore di quello del superbonus. Ovviamente il superbonus è una bestia molto complessa che non può essere valutata solo come uno strumento di lotta al, di efficientamento energetico, perché anche altro, è anche supporto a un settore, è stato anche supporto all'economia in generale in una fase ciclica molto, molto difficile. Quindi, insomma, su nessuna di queste dimensioni performa in maniera eccellente, però va anche tenuto in considerazione che tocca un po' tutti questi problemi. Allora, il moltiplicatore. Il moltiplicatore, in realtà, noi siamo relativamente espliciti nel testo. Diciamo che non si discosta da uno in buona misura. C'è da dire, ecco, due cose vorrei dire. In primo luogo, in realtà esiste un moltiplicatore per ogni periodo. Un moltiplicatore d'impatto, un moltiplicatore dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni. Le cautele che facciamo nel testo, che mettiamo avanti nel testo, non sono perché non sono pilatesche, ma vogliono far passare il concetto che, per tutta una serie di ragioni, è probabile che questo impatto non sia lineare, ma abbia una sua sia concentrato nei primi anni. Questa è un'altra cosa importante: il passaggio dall'esercizio sugli investimenti aggiuntivi all'impatto macroeconomico. Sono due cose differenti che si parlano fino a un certo punto, perché una cosa è dire che delle risorse messe sul superbonus la metà ha generato investimenti aggiuntivi, l'altra metà invece no. Questo, da un punto di vista microeconomico, ci fa dire che metà delle risorse sono state, tra virgolette, sprecate, sono state un deadweight loss. Dal punto di vista macro, però, del macroeconomista, in realtà, come diciamo nell'audizione, anche quell'altra metà ha avuto un impatto. Ed è per questo che stime dell'aggiuntività che vanno nell'ordine del 0,4-0,5, del 40-50%, possono coesistere perfettamente con stime del moltiplicatore dell'ordine di 1. È questo forse il passaggio che non è immediatamente ovvio, però sono due tipi di esercizi diversi. E poi l'ultima precisazione sua, onorevole Dell'Olio, quando parliamo nell'ultima parte, nelle conclusioni, di intervento diretto, non ci riferiamo, non siamo più nell'ambito del superbonus e degli incentivi, vogliamo anche ricordare che la politica abitativa della casa ha anche altri obiettivi e altri strumenti oltre agli incentivi, uno dei quali è l'intervento diretto, nel senso dell'investimento diretto dello Stato nell'edilizia sociale. Quello era quello a cui ci riferivamo, cioè l'edilizia popolare, cose di questo tipo. Mi scusi, ma sì, mi ricordo. Sì, non ha risposto a nessuna delle tre domande, quindi mi permetto di... Una era, come mai, se la contabilità già scontava gli effetti di cassa, e su questo non è, i flussi di cassa, non sono ammesse compensazioni con l'F24 che non dovrebbero alterare i flussi di cassa, a meno che quelli non fossero pesantemente sottostimati, cioè in un qualche modo si prevedesse che una parte significativa dei crediti andava persi, se è una risposta che lei può dare, ovviamente. La seconda, gli effetti sull'inflazione, e la terza era gli effetti comportamentali che voi rilevate. Abbia pazienza, sì.
Allora, parto dall'inflazione. Dunque, le evidenze a livello di prezzi specifici nell'ambito dell'edilizia ci sono e ne cito qualcuna nell'audizione. A livello di prezzi, di dinamica generale dei prezzi sono meno percepibili, ma ovviamente bisogna continuare a investigare sulla questione. Quell'accenno ai possibili effetti non voluti comportamentali dell'efficientamento non lo prenderei assolutamente come un messaggio a non rendere più efficienti energeticamente gli edifici, assolutamente no. È un caveat che prendiamo dalla letteratura, che semplicemente ci deve spingere a considerare anche quell'elemento e che comunque può essere attenuato con tutta una serie di attenzioni, insomma, assolutamente non va letto come un invito a non rendere più efficienti gli edifici. E sugli F24 ovviamente non saprei, non vedo in effetti, ovviamente nelle stime del MEF presenti e future c'è incorporata una quota di crediti che vanno persi, però insomma non so quale sia. Grazie dottore. Se non ci sono altre richieste di intervento, ringrazio il dottor Tomasino delle strutture economiche della Banca d'Italia e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie a tutti.